Siamo col capitano dell'Albi. Capitano, come ha visto questa partita oggi? Beh, oggi diciamo che è stata una partita, siamo rimasti in partita per 35 minuti, dopodiché un po' le assenze, perché siamo falcidiati da molte assenze dall'inizio del campionato, però poi comunque è stata una partita che Gasperini ha meritato di vincere. Il nostro campionato sapevamo che iniziava la domenica prossima, perché molto probabilmente avremo dei recuperi, e comunque continueremo a lavorare per raggiungere più presto la salvezza. Il Gasperina, secondo te, come l'ha visto? Il Gasperina all'inizio campionato partiva insieme al Taverna con i colori del pronostico, anche perché ha giocatori di altre categorie come Andrea, col quale abbiamo giocato insieme a Sime, un allenatore di un certo livello che è militato anche con noi nei tempi d'oro di Simeri, quindi io credo che possa dire la sua fino alla fine per le prime posizioni. Grazie capitano. Volevo ringraziare la società del Gasperina per l'ospitalità, i giocatori e i dirigenti tutti. Siamo con il giocatore Saverio Bellocci del Gasperina. Saverio Bellocci, dopo la sconfitta del Casabon, il Gasperina oggi si è ripreso. Sì, si è ripreso perché siamo entrati in campo col giusto forza di poter vincere questa partita. Oggi abbiamo giocato soprattutto col cuore, i nuovi innesti pure ci hanno dato una grande mano. Io penso che non ci sono 11 titolari, si è visto anche oggi che chi entra dà una mano alla squadra. E la cosa bella di questa squadra è l'unione e la forza che ci ha fatto vincere. Sono sicuro che faremo delle grandi cose. Il Gasperina, secondo te, che obiettivi c'ha? Il Gasperina, gli obiettivi, sicuramente abbiamo un'ottima squadra per poter lottare per la vittoria finale. Siamo partiti un po' diciamo così, però penso che alla fine saremo lassù a dire la nostra.